euroregione.news. La storia che non c'è è vincitore assente. Anche per questo 2024 si è conclusa la tournée musicale letteraria de La storia che non c'è, tra musica e letteratura, un premio letterario a tappe generato dalla mente di Rocco Burtone, e nel caffè Caucic di Udine si è svolta la premiazione. Allora, siccome è stata una serata abbastanza movimentata, volevo chiedere loro un parere breve e veloce su questa manifestazione. E naturalmente Serena, che ha letto tutti i racconti, ci racconterà qualche cosa sulla letteratura friulana, che poi non erano solo friulani, e Antonella ci racconterà anche di questa esperienza degli scrittori, dei nuovi scrittori, nuovi che sono anche vecchi, giovani e vecchi, ma che, diciamo, avranno un futuro senz'altro. Vabbè Rocco, tu sei unico, tutti noi a Udine ti conosciamo, e se non sei così pensiamo che tu sia malato. Stai andando invece, bene. Stai andando e invece bene. Per fortuna non ci stai tradendo. Ti ringraziamo per mantenere questo bellissimo, insomma, questa premiazione che tu fai, questo concorso di scrittori, di persone, insomma, che si dedicano e si mettono a disposizione della letteratura. Io sono felicissima di far parte di questa giuria. È molto divertente, devo dire la verità, soprattutto per me che ho poco tempo per leggere letteratura, ho un'occasione anche per poter leggere questi racconti. Ti ringrazio, grazie a questa associazione che sta portando avanti anche questa così piccola questo pezzetto di bellezza della nostra regione. Insomma, mi auguro davvero che voi possiate crescere e che io sono sempre comunque a vostra disposizione. No, intanto devo dire che questo concorso letterario è ormai sta diventando veramente una tradizione, e quest'anno appunto ha collaborato con Rocco l'Associazione degli Scrittori, che ha dato il bacino d'utenza, insomma, per i soggetti che dovessero partecipare, insomma, alla manifestazione. E è sempre molto divertente, sempre molto istruttivo, perché c'è oltretutto sempre un contatto con il pubblico. E quindi grazie Rocco, grazie ovviamente a tutti quelli che hanno partecipato a questa cosa, quindi grazie alla giuria, e mi auguro veramente che questo concorso possa continuare sempre e diventare, insomma, una pietra miliare nostra. Ricordo a tutti quanti che l'Associazione degli Scrittori FVG organizza un corso di scrittura creativa che partirà dal 10 di ottobre. Trovate tutte le informazioni sul nostro sito www.scrittorifvg.it, e fra l'altro uno dei docenti che terrà le lezioni di questo corso è il bravissimo scrittore che ha vinto questa edizione di La storia che non c'è. Infatti io volevo darvi il nome del vincitore di quest'anno, e non me lo ricordo, com'è che si chiama? Luca Quarin, come ha detto giustamente Antonella. Luca Quarini, che oggi non è qui con noi perché è a New York, Spilimbergo, Pordenone, prendi a sinistra e arrivi a Manhattan. Non si dice Manhattan, si dice Manhattan. Un po' di cultura non guasta. Addio. Da Udine per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione.news.